sale per il secondo giorno contro il dollaro dopo che il presidente francese Nicolas Sarkozy ha detto che sono stati fatti progressi sulla crisi del debito greco in seguito ad un incontro con il cancelliere tedesco Angela Merkel. È stato individuato un piano che coinvolge gli obbligazionisti in un pacchetto di aiuto per il paese sull'orlo dell'insolvenza. Il franco svizzero segna il calo più marcato negli ultimi 3 giorni contro l'euro dopo l'annuncio. Di mercato valutario parliamo in questo video con Gabriele Vedani, direttore generale Italia della FXCM Forex Capital Markets a Legnano. Ciao Gabriele. Ciao Luciano. Allora, sono stati fatti progressi, quali potremmo chiederci, ma al momento non ci è dato di saperli. Sappiamo che appunto in un incontro con i giornalisti a Berlino il presidente francese Sarkozy, dopo appunto aver incontrato Angela Merkel, ha detto che appunto sono stati fatti progressi e che è stato individuato questo piano che coinvolge gli obbligazionisti in un pacchetto di salvataggio per la Grecia. Dunque fondamentalmente di nuovo c'è innanzitutto l'affermazione incoraggiante, abbiamo fatto progressi, che è quello che il mercato voleva sentirsi dire, anche se magari vorrebbe sapere di più, immagino a questo punto. E poi che la Germania si fa coinvolgere di più. Insomma, che ne dici, Sì, Gabriele? vediamo di far sapere qualcosa di più al mercato. Innanzitutto, i progressi sembra che siano stati fatti, per ammissione dello stesso Sarkozy, sull'applicazione del cosiddetto accordo di Vienna. Ricordiamo che questo patto di Vienna fu stipulato nel 2009 e fu sostanzialmente dedicato all'epoca. In pratica ai paesi dell'est che all'epoca erano in difficoltà e prevede una concessione di linee di credito particolari appunto ai creditori nei confronti di questi paesi. Quindi si pensa o si crede di ripercorrere la stessa strada nei confronti della Grecia. Quindi da quello che ci è dato di capire non si tratterebbe quindi di un nuovo pacchetto di stimolo. Oggi si è giocato molto sulle cifre, io ho sentito un range che andava dai 12 miliardi di euro ai 150 miliardi di euro di nuovi aiuti sostanzialmente budgetati a favore della Grecia, ma piuttosto si parla quindi di obbligazioni che potrebbero ricadere in capo ai creditori della Grecia, quindi sostanzialmente un gentleman agreement in base al quale i detentori di obbligazioni greche potrebbero accettare a scadenza di avere una sostanzialmente rinegoziazione del proprio credito, non tanto in termini di volume, ma quanto proprio in termini di expire, quindi non andare a riscattare il capitale, ma concedere nuovo credito al paese, a fronte ovviamente di un corrispettivo di interessi, ma cercando di spostare in là nel tempo appunto lo stress finanziario che oggi è fortissimo in capo al paese ellenico. Gabriele, in altre parole, si tratta di posporre le scadenze, questo Questo è è. esattamente. Quindi invece gli obbligazionisti, invece che andare a riscuotere alla scadenza delle obbligazioni che hanno nel loro portafoglio, accettano di accordarsi su una scadenza più lunga. Questo si Assolutamente. deve vedere Perché è poi molto come si fa. importante che questa manovra, o questa possibile apertura nei confronti della Grecia, sia stata decisa nell'ambito dell'incontro bilaterale franco-tedesco? Perché proprio le banche tedesche e le principali grandi banche francesi sono detentori della gran parte del debito pubblico greco oggi piazzato all'estero nel sistema bancario internazionale. E Gabriele, ci sono quindi dei dati su questo, ci sono dei dati ufficiali sulla effettiva realtà di questo. È vero? Quanto è vero a secondo i numeri? Ci sono dei numeri che dicono che le banche francesi e tedesche in effetti detengono più di tutti il debito greco? O questa è una convinzione che noi accettiamo? ma guarda, ti dico, noi non ci peritiamo ovviamente di fare questi studi direttamente, però in base a quello che abbiamo letto e sono fonti comunque accreditate, perché sono fonti poi che fanno capo allo stesso governo greco, si parla di circa la metà del debito pubblico, greco oggi nelle mani delle banche tedesche in particolare, ma anche in larga parte, delle banche francesi. Allora, intanto appunto abbiamo visto abbondantemente il grafico
del rapporto euro-dollaro quotidiano, la linea gialla alla chiusura della giornata precedente, dunque è chiaro che l'euro torna a salire. Ma l'euro sale contro tutte le 16 valute più trattate dei partner commerciali europei, appunto in seguito alla notizia di cui abbiamo appena parlato. Andiamo a vedere anche però il grafico dell'euro-dollaro su un arco temporale più lungo, nell'ultimo anno, per sentire invece che cosa l'esperto pensa che possa succedere, Gabriele. Ma è importantissimo vedere un grafico di lungo periodo perché quello che si evince così con una prima occhiata è che l'euro è tuttora a livelli molto alti su appunto un orizzonte temporale di un anno. Sinceramente, se 3 mesi fa ci avessero detto, quando l'euro più o meno già stava qui, perché sto parlando della metà di marzo, quindi eravamo sopra, ben al di sopra dell'1,40, e ci avessero detto che a distanza di 3 mesi ci sarebbero stati tutti questi problemi sulla Grecia, appunto, rischio di default, comunque grandi problematiche e possibilità di una rinegoziazione del debito. Penso che chiunque avrebbe detto che l'euro sarebbe stato molto più basso, magari qualcuno avrebbe detto i più aggressivi 1,20, che sono sostanzialmente i minimi dell'anno, qualcuno avrebbe detto un range tra 1,30 e 1,35. Sicuramente trovare l'euro qui a 1,43 è una testimonianza della forza che la moneta unica ha, forza che risiede principalmente nel differenziale di tassi che, ricordiamolo, rimane un driver molto importante. Quindi questo da un lato spiega che l'euro oggi è molto forte, dall'altro deve un po' però mettere in guardia, perché se dovesse esserci un'escalation o comunque dov non dovessero andare in porto questi tentativi di salvataggio che stiamo vedendo e sulla quale sui quali molto francamente io rimango scettico, ecco che lo spazio per una discesa dell'euro sarebbe molto ampio, molto più ampio di quello che rimane aperto per una salita che oggi in qualche modo sembra limitata sui massimi dell'anno, quel doppio top che fu registrato a cavallo tra la fine di aprile e l'inizio di marzo a 1,49. Gabriele, cerchiamo di trovare un po' di controversia su questo che hai detto. Io ho trovato altri commenti di altri analisti che dicono così, te ne passo un paio. L'euro rimbalzerà anche tra le preoccupazioni, anche se dovessero aumentare le preoccupazioni sulla crisi del debito greco. Questo è quanto dice un analista della JP Morgan Chase e della Nomura, di tutte e due le banche d'affari, appunto. Prendono questa posizione. Ancora in più dalla JP Morgan, il responsabile della sede di Tokyo, dunque dell'Asia, in Giappone in ogni caso, la valuta unica potrebbe outperform, dunque fare molto meglio del dollaro e dello yen quest'anno, anche se i politici della regione dovessero trovare difficoltà nell'accordarsi su una soluzione per la crisi del debito greco. In altre parole, questi analisti pensano appunto, abbastanza chiaramente, che l'euro è comunque destinato a salire, qualunque cosa succeda alla Grecia. Ah sì, questi analisti si basano principalmente sul paradigma che è in voga ormai da un anno a questa parte, ossia il differenziale di tassi a favore dell'euro, che è stato il driver che ha sostenuto l'euro. Ecco, io metto in guardia da questo atteggiamento, o perlomeno dall'essere rilassati su questo atteggiamento. È sicuramente vero, era quello che stavo dicendo io all'inizio, cioè trovare l'euro 1,43 circa oggi è sicuramente un segnale di forza da parte della moneta unica. Però bisogna stare attenti perché sappiamo benissimo che a fine giugno, quindi ormai siamo vicinissimi, ci sarà la fine del quantitative easing 2, cioè la fase 2 della politica monetaria molto accomodante da parte degli Stati Uniti. E lì non si hanno ancora certezze se sarà effettivamente fermata, se non ci sarà una proroga, se e quali drenaggi di liquidità verranno fatti da parte della Banca Centrale Americana. E questo potrebbe avere un effetto molto forte su quello che è il differenziale di tasso, che oggi, ripetiamolo, è favorevole per l'1% all'euro nei confronti del dollaro. Ma ricordiamoci, quando noi parliamo di euro-dollaro, parliamo di un rapporto di forza relativa, e quindi potrebbe in qualche modo costringere a rivedere le carte. Gabriele, tu che cosa ti aspetti dalla fine del quantitative easing? Cioè, intendo dire, il 30 giugno che succede? Succede qualcosa di
improvvisamente il 30 giugno, perché il 30 giugno finisce, oppure il mercato si aggiusta prima, oppure magari aspetta qualche giorno per vedere se arriva un annuncio da parte della Federal Reserve di un QE3 o un qualsiasi altro modo per sostenere in ogni caso la liquidità sul mercato. Che cosa accade il 30 giugno? Il 30 giugno non è come la profezia dei Maya sul 2012, non sarà la fine del mondo, il mondo andrà avanti. No, sicuramente ci sarà grande aggiustamento delle aspettative sulla politica monetaria della Fed. Nelle sedute precedenti si guarderà con grande attenzione alle operazioni di rifinanziamento da parte della Federa stessa, oltre che alle parole che sicuramente verranno, alle dichiarazioni che verranno rilasciate dai vari esponenti della Banca Centrale Americana. Il mio feeling è quello che in qualche modo l'inflazione stia incominciando a diventare un qualcosa di preoccupante anche per gli americani, e che quindi un parziale drenaggio di liquidità dal sistema ci sarà. Ora, questo no, ho pochi dubbi che avrà un effetto abbastanza negativo sia sui corsi azionari che sui valori delle materie prime. Non sono sicurissimo che questo sposterà significativamente i rapporti di forza tra euro e dollaro, perché non dimentichiamoci che comunque le aspettative per la BCE sono di nuovi rialzi. Già uno ce lo aspettiamo, è molto probabile, è stato anche citato molto chiaramente da Trichet nella sua ultima conferenza stampa per il prossimo mese di luglio, e poi ce n'è un altro che ha una probabilità superiore al 50% nel Q4, quindi nell'ultimo trimestre del 2011. Quindi lì si andrà di nuovo a giocare la partita su differenziale di tassi tra le due valute. Vorrei tentare diciamo un'osservazione tecnica, per così dire, Gabriele. Allora, 30 giugno finisce il quantitative easing, tu dici che la Banca Centrale Americana cercherà di drenare un po' di liquidità, qualcosa. Allora, la data di fine la sappiamo, è certa, però l'effettivo programma di cosiddetto quantitative easing, no? Di facilitazione quantitativa, trova la sua vera fine nella data che viene annunciata, che fa parte di tutto il programma è molto chiaro, tutte le cose vengono annunciate quanto durerà nel tempo, appunto la fine 30 giugno, viene annunciato quanti soldi si metteranno messi sul mercato, 600 miliardi in questa seconda mandata. Però la vera fine del quantitative easing è quando la Federal Reserve restituisce alle banche le obbligazioni che ha comprato con i soldi che, tra virgolette, si è stampata. Dunque, questo ultimo pezzo, questa fine diciamo ufficiale dell'operazione monetaria della Banca Centrale Americana, non dovrebbe accadere a partire dal 30 giugno. No, esatto, però sappiamo sempre che il mercato si muove sulle aspettative, quindi entro il 30 giugno dovremmo avere più informazioni rispetto a quelle che saranno poi gli impegni successivi da parte della Fed per mantenere delle condizioni di liquidità ordinate sul sistema. Quindi è lì che si giocherà la partita per capire se comunque le condizioni di liquidità rimarranno molto generose come sono state fino ad oggi, come sono in questo momento, o se piuttosto ci sarà una leggera stretta di questa liquidità e quindi pian pianino questa liquidità verrà drenata. E questa è, come dicevo prima, l'ipotesi che ritengo più probabile, quella che noi abbracciamo con più fiducia, con più confidenza. Allora, torniamo sui grafici, andiamo a vedere il grafico del dollar index, il dollaro contro tutti, perlomeno un paniere di sei valute, le sei maggiori valute, nel quale appunto l'euro gioca il ruolo fondamentale con la maggiore percentuale. E troviamo una linea in discesa, adesso lo dovremo vedere. Dunque, in seguito a quello che abbiamo detto fino ad ora, c'è da aspettarsi che se l'euro in ogni caso è destinato comunque a rimanere forte, il dollaro appunto sia destinato a rimanere debole. Beh, questo fa parte dell'altro lato della politica monetaria americana. La politica monetaria americana
oggi è improntata, oltre a garantire condizioni di liquidità assolutamente generose sul mercato, anche a mantenere il dollaro sotto pressione. E questa è una risposta sostanzialmente concordata da Bernanke con Obama, che più volte ha fatto riferimento a questa necessità vera e propria, come l'ha definita lui, per gli Stati Uniti, di rispondere in qualche modo al gioco sporco che i cinesi stanno facendo in termini di manipolazione e di controllo del tasso di apprezzamento dello yuan. Quindi, dato che l'assioma su cui gli americani si muovono è quello di uno yuan assolutamente distante da livelli di equilibrio rispetto non solo alla parità dei poteri di acquisto, ma anche a normali livelli di decenza in termini di partita di bilancia commerciale, ecco che gli americani hanno giocato altrettanto apertamente nell'ultimo anno per mantenere il dollaro debole. Si vede benissimo dal scivolamento progressivo del dollar index, che è passato in un anno da 98, ha toccato addirittura dei minimi al di sotto di quota 73. Adesso c'è stato questo tentativo di rimbalzo fino a quota 76, che è appunto figlio di quelle interpretazioni che sono state date alla possibile appunto potenziale e progressiva ritirata di questi stimoli e quindi anche di questa, no, in base alla legge della domanda offerta. Più quantità di bene, quindi più quantità di dollari ci sono sul tavolo, minore il prezzo dello stesso. E infine passiamo anche dal franco svizzero, un altro di quei cambi estremi, lo vediamo nel rapporto con l'euro. L'euro appunto si apprezza anche con il franco svizzero. Questo è il grafico giornaliero quotidiano, giusto per sottolineare l'apprezzamento dell'euro. Poi vedremo anche il grafico annuale, dove invece l'euro è in discesa decisa contro il franco svizzero, che appunto viene ritenuto uno dei rifugi più sicuri in occasione di rischio. Sì, il grafico che stai facendo vedere tu segue esattamente quello che è stato l'umore delle ultime sedute, quindi da un umore diciamo nero, il franco svizzero è andato brevemente a toccare dei livelli di nuovi massimi nei confronti dell'euro, quindi nuovi minimi del cambio euro-franco al di sotto di quota 1,20, secondo l'EBS, che è l'Electronic Broking System del mercato bancario, addirittura sarebbe stato scambiato a 1,1948. Ecco, vediamo che poi c'è stata una abbastanza rapida inversione proprio perché c'è una percezione di minor rischio oggi sul mercato alla luce di questo nuovo tentativo, nuovo pacchetto di aiuti a favore della Grecia. Il mercato quando ha paura sostanzialmente compra franchi, quindi questo è il termometro della paura del mercato. Più vediamo, ecco come si vede benissimo ora, il cambio euro-franco scendere, e più significa che il mercato ha paura. Ora è vero e si capisce benissimo dalle mie parole che io sono abbastanza scettico sulle prospettive economiche, perlomeno nel secondo semestre dell'anno, poi più in là non mi spingo. Quindi è probabile che la paura, l'avversione al rischio rimanga uno dei fattori importanti per le scelte di investimento a livello mondiale. Però è anche vero che, come giustamente alcuni analisti molto smart sottolineano, è difficile, bisogna capire più che altro fino a quando il mercato continuerà ad avere sempre più paura, perché questo trend chiaro di discesa dell'euro contro franco significa che il franco è sempre più apprezzato, così come l'oro è sempre più apprezzato in qualità di bene rifugio. Però fino a quando il mercato continuerà a aver paura, a avere sfiducia di quelle che sono le prospettive? Ecco, qui bisognerà giocare la partita soprattutto sulle aspettative di mercato. Insomma, intendi dire che c'è un limite a tutto? È un elastico, Luciano, guarda, è proprio come quando si giocava da bambini con le fionde, cioè più tiri l'elastico, è chiaro che l'elastico può continuare indefinitivamente a tirarsi, perché sembravano livelli assurdi quelli sotto 1,50, quindi gli stessi ragionamenti abbiamo fatto 1,40, 1,30, 1,20, ma non li abbiamo fatti noi, li ha fatti la Banca Centrale Svizzera per prima, che è intervenuta a più riprese per cercare di contrastare questo trend. Però è una fionda che si sta tirando e più si tirerà, più forte e più rapido poi sarà il ritorno verso valori di equilibrio che non c'è dato oggi di sapere dove saranno. Gabriele Vedani, FXCM Forex Capital Markets, grazie Gabriele, arrivederci.